Presidente, devo consegnare il voto negativo del gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento. Fatta però questa diciamo premessa un pochino hard, un pochino dura, sicuramente abbiamo avuto modo anche di parlarne in commissione con il consigliere De Priamo, sicuramente la proposta di deliberazione che stiamo discutendo porta al centro del dibattito un tema interessante, un tema sul quale sicuramente va posta attenzione, che è quello di innanzitutto rivedere un pochino il tema della ZTL e delle categorie esentate, perché basta leggere il provvedimento, anche gli ultimi se non erro della Giunta Marino, e sicuramente ci sono degli aspetti tra le varie esenzioni della ZTL che un pochino fanno discutere, quindi sicuramente potrebbero essere riviste, come ci siamo detti anche poco prima della pausa estiva in commissione, sicuramente è un lavoro che porteremo avanti. Sul provvedimento in sé c'erano alcuni aspetti un pochino critici, ovvero consentire indistintamente a chi è in uno stato di gravidanza oppure ha dei bambini piccoli di accedere alla ZTL avrebbe potuto creare un pochino di confusione. Diverso il fatto, ad esempio, che consentire l'accesso a chi è sì in uno stato di gravidanza e ha dei bambini magari piccoli e però ha un'esigenza specifica, come ad esempio lavorare nella zona all'interno della ZTL centro storico. Questo sicuramente è un tema leggermente diverso che comunque merita attenzione. Quindi ecco, nello spirito di massima collaborazione con l'opposizione e del dialogo che cerchiamo sempre, almeno nella commissione che io presiedo, di portare avanti, oggi bocceremo questo provvedimento, ma sicuramente è un tema sul quale torneremo molto presto e con determinazione per andare un pochino a sanare alcuni aspetti, a rivedere alcuni aspetti sicuramente un pochino contraddittori all'interno del tema dell'esenzione della ZTL e trovare la soluzione migliore per i cittadini. Grazie.